Buongiorno a tutti. Sono le 8, ora di colazione per me. Oggi è una colazione fredda. Prima però andiamo a tirarci su tutta l'ambaramù ciccicocò, perché i riflessi, tutto. Ecco qua. Ah, buongiorno, buon lunedì. Sono felice, oggi c'è il sole. Anche se più tardi piove, però per il momento accontentiamoci del sole. Come avete passato il weekend? Tutto bene? Allora, io mi ritrovo con solo questo che ho preparato ieri sera con base biscotto. Ho sbriciolato tre biscotti, quelli all'avena. Ci ho messo proprio due o tre cucchiaini di latte proprio per fare un attimino. Fare tipo cheesecake, no? Sapete quando viene tutto bello compattato? E poi ho stratificato con la mousse alla vaniglia proteica, ho usato 4 cucchiaini, la mia cremina, la mia, insomma, quella al cacao, che ormai fanno tutte, buona, un altro po' di biscotto e la cremina vaniglia e cacao, insomma, così l'ho buttata là e non è male, devo dire. La verità, ho già dato una cucchiaiatina di là mentre facevo il video per poi per la sera. È buono. Non rimane duro duro, ma rimane bello morbido. E sopra ho coperto con delle lamelle di mandorle. Buono. Vedete dentro? Aspettate. Se non cade tutto. Il biscotto si sente subito buonissimo. L'unica cosa che forse mi stona, ma semplicemente perché. Ciao! Buongiorno! Vuoi salutare? Buongiorno! Perché la mousse alla vaniglia non l'avevo mai presa. Era nuova. Di solito prendo la mousse al cioccolato, basta, perché è nuovo come prodotto, altrimenti prendevo i budini, il pudding. Buono. Non c'ho il latte perché sono sicura che anche voi, qua mi parlo di donne, forse anche al contrario. Ieri ho detto a mio marito, è finito il latte, ti raccomando prendilo. L'ho detto due o tre volte, poi si sa pure quando glielo dico più di una volta, perché c'è che sono scemo, che me lo dimentico, basta ricordarmelo. Ieri sera, vabbè, erano le 8:30 passate, hai preso il latte. No. Per questo io poi glielo dico 100 volte. Quante come me? Sono sicura ce ne sono tante. Alla fine ieri ho detto vabbè, è tardi, non è che non è aperto il negozio, è aperto, però doveva riprendere la macchina, cioè mi dispiaceva, quindi ho detto vabbè, domani mattina sto senza latte. Dessert freddo, buono tra l'altro, provatelo. Quindi niente, me lo porterà sicuramente più tardi quando gli devo preparare la colazione a lui. Mi farò un bel cappuccino, bello cremoso. A metà mattina va bene lo stesso. Vabbè, ho parlato già tanto a prima mattina, va? Io vi auguro una buona giornata, una colazione per me, un bacio per voi.